Uomini e donne anticipazioni, Gemma in lacrime per colpa di Tina. A distanza di sole 24 ore, i protagonisti di Uomini e donne sono tornati in studio per una nuova registrazione e a rubare la scena è stata Gemma Galgani. La dama torinese da qualche tempo è tornata ad essere al centro dell'attenzione dopo un periodo in cui era stata messa in po' in ombra da altre dame. Ebbene, in questa registrazione c'è stata una nuova accesa discussione tra Gemma e Tina. Tutto ha avuto inizio quando Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza con il cavaliere giunto nelle precedenti puntate per lei. La dama ha confessato di non provare nulla per lui e a questo punto Tina è sbottata. Secondo l'opinionista, Gemma non fa altro che far perdere tempo ai cavalieri che giungono per lei e farebbe meglio a dire subito che non sente un'attrazione per loro, invece che tenerli per poi chiudere il giorno dopo. Tra le due la lite sarà molto animata e non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più. Rimanendo al trono Over, sappiamo che le dame si sono cimentate in una nuova sfilata. A vincere è stata la dama Ida. Per quanto riguarda i tronisti, le anticipazioni rivelano che Ida è uscita in esterna sia con Mario che con Pierpaolo. Una volta tanto non ci sono state discussioni con nessuno dei due corteggiatori. Anche in studio i tre si sono confrontati senza alzare i toni. Pierpaolo e Mario non si sono neppure punzecchiati a vicenda come invece è capitato nelle scorse puntate. Il percorso di Daniele si sta invece animando. Il tronista ha portato in esterna una nuova corteggiatrice. Gaia, la ragazza con la quale è già uscito diverse volte, si è arrabbiata. A quanto pare, Gaia ci è rimasta male per non essere stata portata esterna, ma non solo. Non le è piaciuto il fatto che Daniele, nella registrazione precedente, abbia fatto richiamare Beatrice chiedendole di fermarsi per corteggiarlo. Come sappiamo, la non scelta di Brando ha deciso di non restare, ma mai dire mai. Potrebbe pure cambiare idea e sedersi tra le corteggiatrici di Daniele. Per il momento le anticipazioni finiscono qui. Restiamo in attesa delle prossime registrazioni per conoscere gli sviluppi su tutte le conoscenze sia del trono classico che di quello Over. Cosa ne pensate? Stanchi di vedere Tina che attacca Gemma? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.